Gabriel, c'è un caso per te. Un allievo? Esatto. Si chiama Claudio. E dove vive? In Italia, a Roma. Roma. È molto tempo che manco da Roma, signor generale. È una bellissima città. Allora ti farà piacere tornarci. È un posto dove ci hanno sempre tenuto in grande considerazione. Come avete detto che si chiama questo mio futuro allievo? Si chiama Claudio. Uriel, che succede? Stai barcollando? È stato il cambio di densità, signore. Adesso è tutto a posto, grazie. Molto bene. Ma Claudio dov'è? Eccolo, il tuo Claudio. È quello lì. Sì? Ma ne siamo sicuri? Stai contestando un tuo superiore? No, assolutamente no. Mi sembra solo un po' troppo interessato alle donne per fare al caso nostro. In questo momento è così. Ma entro poco tempo Claudio si rivolgerà al cielo e griderà forte la sua preghiera. Una preghiera che sarà esaudita. A quel punto sarà pronto per iniziare il suo tirocinio con te. Vi sembra adatto? Certo che lo è, ma ancora non lo sa. Pensa ancora che sedurre una donna al giorno sia il massimo della felicità. Ma... perché non si è ancora mai innamorato. Io vado. Dove? A correre. Mi lasci da sola? Beh, abbiamo passato una bellissima notte insieme, no? Scusa, cosa faccio io? Che fai? Ti asciughi, ti rivesti e te ne vai. Ah, mi raccomando, tira bene la porta, che è un po' difettosa, eh. Ma sei difettosa te, cafone! Ah, per il letto non ti preoccupare, ci pensa la donna. Signor Cancellotti, sì. Qui l'acqua puzza proprio marcio. Quando si decide a cambiare tubo a tubo? No, dico, guardi sto tubo, questa tra un po' scoppia. Vabbè, lo cambieremo, eh? Promesso. Sì, sì, e dobbiamo rifare anche l'impianto elettrico che non è a norma. Va bene, ne parliamo alla prossima riunione di condominio. Ma se non ne parlo mai di riunione di condominio, che gli appartamenti sono tutti suoi. Ragazzi, facciamo ripulire anche il cortile così i nostri figli possono giocarci. Certo, gli faccio pure un bel cappetto da calcio, eh? Dai, Claudio, che ce la fai anche oggi. Lo difendi. E che cosa devo fare? Mio migliore amico. Bravo. Salve, eh? Cosa fai? Dai, apri sta porta, Cosima. Oh, ehi, tu non ci puoi stare qua, eh? Via, forza. Anselmo, l'ultima volta che te lo dico, eh? Questa donna non ci può stare qui dentro. Signora sul principe, guardi che è una brava persona. Ho capito che è una brava persona, non ci può stare, non può vivere dentro questo cortile. Proprio tutto sto casino. Tanto me ne stavo là. Brava, e allora vattene, va. Che stai a fare? Ma me la sporchi così, no? Dai, vai, levatela. Non te va a vedere, eh? Quando torno non ti voglio più vedere, eh? Non fare resistenza sarà meglio per te. Chiaro? Sì. Tutto bene? Sta bene? Sì. Benissimo, grazie. Può darmi le sue generalità? Sì, Claudio Cancellotti. Amen. Perché hai rifiutato il ricovero? Perché sto bene. Meglio farsi degli accertamenti. Un pugno in faccia può creare un'emorragia interna. Beh, veramente sono stati i tuoi occhi e il tuo sorriso che mi hanno steso. Non quel pugno. Ma tu ci stai provando con me? Sì. Potresti apprezzare almeno la sincerità, no?
Io l'apprezzo sempre. Aspetta, aspetta un attimo. Quando possiamo rivederci? Mai. Sono una donna impegnata. Non è vero. Io le riconosco subito le donne impegnate. Hanno una luce diversa negli occhi. Ah, sì? E che luce ho io negli occhi? Una luce molto particolare. Grazie. Scusami, ho da fare. Aspetta un attimo. Ho preso un pugno in faccia per te. Se non fosse stato per me, non l'avresti neanche arrestato quello lì. Almeno un'insalata potresti concedermela, no? Va bene. Ma solo per quel motivo. E nessun altro. È chiaro? Chiaro. Vincenzo, la carta dei vini, grazie. Ecco, sono Prince. Sono Astemia. E allora un mio solito rosso, un bicchiere, beh, grazie. Prego. Non fumo, grazie. Beh, ero certo. Grazie, Carlo. Una salutista. Anzi, un atleta, a giudicare da come è steso quello scippatore. È il mio lavoro. Sono sotto allenamento perché domenica ho un raduno di free climbing. Arrampicata? Sì. E tu di che cosa ti occupi nella vita, oltre ad avere 10 appartamenti in via dei Coronari? Come fai a saperlo? Lavoro in polizia. Secondo te esco con un estraneo se non prendo prima delle informazioni, signor Principe Cancellotti? Sai proprio tutto di me, eh? Tutto no. Ho capito che di sicuro non ti alzi presto la mattina. Quasi mai. Ma non è un reato, no? No. Beh, ma magari chi nasce ricco potrebbe aiutare coloro che hanno bisogno. Sai, io penso che aiutare chi ha bisogno si fa soltanto un danno. Ah, sì? In che senso, scusa? Nel senso che gli togli la spinta a farcela da soli. Quindi, secondo te, la solidarietà umana non esiste? Solidarietà? Per esempio, a cosa sono serviti tutti gli aiuti ai popoli del terzo mondo? A niente. Soltanto a fargli credere che c'è qualcuno che pensa a loro. E gli abbiamo tolto lo stimolo a farcela da soli. Direct a me. Se veramente vuoi aiutare delle persone che hanno bisogno, devi negarglielo l'aiuto. Senti un po'. E in questo tuo mondo così altruista, hai del tempo per dedicarti a qualcosa che ami? Beh, in questo momento vorrei dedicarmi a te. Abbiamo molto tempo a disposizione, no? Anche tutta la notte. Ma con chi cavolo pensi di parlare, eh? Quante donne porti qui a settimana? Luisa, aspetta. La sciarpa. Luisa! La sciarpa. Grazie. Ma perché stai andando via così? Ti stavo solo corteggiando. E questo è il tuo modo di corteggiare? È il modo più onesto possibile. Mi mostro per quello che sono, no? Uno che si compiace del suo egoismo. No, io stavo soltanto dicendo che le persone vanno... che per risollevarsi devono... Io ti porto di ghiaccio, capito? Fermi! Fermi! Ehi, tutto bene? Tutto bene? Sì. Ma li conoscevi? Stanno in classe con me. E dove abiti? Nel mio palazzo, qui dietro. Dai, vieni. Non posso tornare a casa così. Ma che casa? Andiamo al pronto soccorso? Sì, andiamo. No, no. Ma no, è un graffietto, dai. Né niente, eh. Andiamo a casa mia, eh? Ti curo io, ti faccio tornare come nuovo. Che dici? Andiamo, dai. Andiamo. Vieni, vieni. Metti seduto pure lì. Claudio, scusami, i cerotti dove... Guarda, in cucina. No, 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 Michele, quello è un pezzo da collezione. Dai. Dove sono? Guarda, nel cassetto, lì in alto. Michele, prendete sti 20 euro e tornatene a casa, vai, vai, dai. Ma mia madre non deve sapere niente, sennò si incazza. Non ti preoccupare, diciamo che sei caduto dalle scale, aspetta, vai. Aspetta, aspetta, lo devo medicare. Ma che medicare? È un graffietto, eh. Ma niente. Che graffietto? Guarda che c'è in faccia, un graffietto. Michè, t'ho detto di non toccarla, eh. I videogiochi. No, questo proprio non lo devi toccare. Ma una partita. Una partita? C'ho i videogiochi in camera. Vai, bellissimo. Aspetta, gli mettiamo il cerotto, no? Il cerotto se lo mette da solo, eh. Va. Un momento, aspetta. Volevo darti questo. Ecco, pane e cioccolato.
Grazie. La tua giornata fortunata, eh? Tu ti sei approfittato di quel bambino per portarmi qui, vero? Il bambino? No. Dai, siamo maggiorenni tutte e due, no? Beh, hai ragione, sì. Chissà quante ne hai portate qui dentro di maggiorenni. Beh. E quello? Che bel piano. Che gli fai, una suonatina prima di saltargli addosso? No, non so suonare. L'ho ereditato da mia madre. Era una concertista. Ci teneva così tanto che studiassi musica. Ma l'ho delusa. E quando l'hai persa? Avevo 9 anni. Sono morti tutti e due in un incidente stradale. E tu? Sai suonare? Una cosa, piccola. So solo fino a qui, era una ninna nonna che mi suonava mio padre quando ero bambina. Scusa un attimo. Signor Cancellotti, stamattina è caduto questo pezzo di cornicione in cortile, lo sapeva? No, non lo sapevo, ma si è fatto male qualcuno. Questa volta no, ma la prossima volta potrebbe scapparci il morto. Tutta la facciata è piena di infiltrazioni di muffa, ecco perché se ne sta cadendo tutto. Signori, lo sapete che il palazzo è sotto la tutela delle belle arti. Io non posso toccare neanche una mattonella senza l'autorizzazione. Dai, quindi... su, Claudio, questa scusa va avanti da troppo tempo. Così, ma ti ci metti pure tu? Tu che ci fai qui? Ma che è successo? Che hai fatto? È solo caduto. Niente. Io e te facciamo i conti a casa. Che è questo? Ah, ma è il telecomando dei videogiochi. Ma un videogioco di chi? È mio, signora. Signor Cancellotti, corrompere mio figlio non aiuterà a risolvere la situazione. Noi non le paghiamo più l'affitto finché lei non comincia i lavori di ristrutturazione del palazzo. Siamo tutti d'accordo. Buona giornata. Sì. Niente. Stasera. Ma ti rendi conto? Questi pagano 2 lire d'affitto bloccato da 30 anni perché mio padre gliel'ha promesso per solidarietà. E questo è il risultato. Io a calci li caccerei. A calci li cacceresti? Eh? Stai mettendo in pericolo la loro vita. Pericolo? Io me ne vado. Come mai? Aspetta, aspetta. Lasciami almeno il tuo numero, no? Ah, il mio numero. Vuoi il mio numero di telefono? E per che cosa, eh? Io e te siamo il bianco e il nero. Io voglio un futuro. E tu vivi solo la giornata. Io lavoro per aiutare chi ha bisogno. E tu pensi solo a rendere felici le tue parti inferiori. Ma guardati. Ai 40 anni sei ancora un bambino talmente viziato, talmente attaccato ai suoi giocattoli, che sei capace di strappargli di mano a un ragazzino. Aspetta, Luisa. Aspetta. Aspetta, non te ne puoi andare via così. Cosa devo fare per rivederti? Niente, ma ti consiglio di fare qualcosa per questo palazzo. E non per solidarietà verso gli inquilini, ma per i rischi penali civili che corri. Thank you.
Sono per te. Te li regalo. Perché? Senta, si tenga i suoi giocattoli e non cerchi di corrompere mio figlio, capito? Gliel'ho già detto. Io non voglio corrompere nessuno. Anzi, non mi crederà, ma ho deciso di fare i lavori del palazzo. Ma faccio riparare quel tubo piuttosto, che fra un po' scoppia. Non ha capito, io faccio riparare tutto. Sono le sue solite balle. Claudio, ma non la prendere in giro, quella ha già trascinato gli altri inquilini dall'avvocato. Fa sul serio. Anch'io, faremo quei lavori. Che cosa hai detto? Mi hai sentito? E dovresti essere contento, visto che tua moglie mi fa le scenate davanti a tutti. Tanto Cosima troverà sicuramente qualcos'altro per starnazzare. Anche tu non sei da meno, eh? Le sento le vostre urla quando litigate. Ma che vi è successo? Ma amavate così tanto? Non ne voglio neanche parlare. Piuttosto, Claudio, senti, io come tuo inquilino, per carità, la prima cosa che ti chiederei è di ristrutturare. Ma come tuo commercialista è proprio l'ultima. Ma perché? Tu non so se ti rendi conto di quanti soldi ci vogliono per ristrutturare un palazzo. Va bene, allora chiediamo un prestito, va bene? Diamo il palazzo in garanzia. Ma il palazzo è già ipotecato. Claudio, sono anni che tu vivi al di sopra delle tue possibilità. Guarda il tuo conto. Lo vedi quanto è in banca? 11.000 euro. Poi scusa, spiegami una cosa. Ma perché vuoi fare questi lavori? Stiamo tanto bene. Per solidarietà. Solidarietà. Tu. Ho capito, hai conosciuto una bella architetta. Te la sei rimorchiata, adesso la vuoi far lavorare, giusto? Non è un'architetta, fa il vicequestore di polizia. No, polizia no, eh. No. Perché la donna poliziotto è sempre ispida. Non è ispida, lei è meravigliosa. Ho capito, non te l'ha data. E tu adesso ti sei fissato. Non è per questo. Te l'ha data? No, ma non è per questo. Roberto, ascoltami. Lei mi ha toccato una corda dentro. E mi ha fatto capire che stavo sprecando la mia vita. Tu sei pazzo. Ma perché? Ho 40 anni. Sono stanco di vivere la giornata. Non ti capisco. E scusa, questo? Oddio. Che cos'è? Un anello. Un anello? Eppure un anello? Ma quante volte l'hai vista? Due. E mi è bastata. Due volte. Manzo te la data e tu le regali un anello? E non sai quanto mi sento felice. A proposito. Cos'altro? Domenica c'è un evento di free climbing. Free climbing? Sì, arrampicata libera. Ma da quando è che lo fai? È la prima volta. Le voglio fare una sorpresa. Le voglio portare l'anello qua. E dove l'hai conosciuto questo Claudio? Ma che sei, geloso? Ma no, figurati. Ero solo un po' sorpreso che vai a casa di uno che non conosci. Sì, lo so, ma mi ha teso una trappola. Però ti assicuro che non è il mio tipo. Ah, meno male. Senti, vabbè, io devo scendere. Torno in ufficio. Di già? Eh sì, non ho trovato nessuno che mi sostituisse al commissariato. Sai, il mio dirigente è una che non mi aiuta. Non mi fai sentire in colpa. Figurati, ci fossi mai riuscito. Aiuto! Aiutatemi! Ma chi è? Ma questo è pazzo. Aiuto! Chi è che ti fa sicura? Aspetta, non ti muovere. Fai esattamente quello che ti dico. Metti il piede lì, su quello spuntone alla tua destra. Dove? Lì, alla tua destra. E non guardare giù. Guarda su, guarda solo noi. Bravo, così. Forza che ce l'hai fatta. Un altro piccolo sforzo, coraggio. Ora dammi la mano. Dai, dai che ce la fai, su. Grazie. Io soffro di vertigini. Ecco, è lo sport tuo questo. Infatti. Se vuoi io posso rimanere. No, no, vai pure, me la cavo da sola. Come vuoi. Piacere, Claudio. Ciao. Ma perché mi ha trattato in quel modo? Niente, un poliziotto. Ma perché tutti i poliziotti fanno così? O magari perché c'è qualcosa fra di voi? No, non c'è mai stato niente fra di noi. Però lui forse avrebbe voluto. Non credo che siano affari tuoi. Ma. Ma perché sei venuto qui? Non capisci cosa hai rischiato? No, lo capisco. E allora perché l'hai fatto? L'ho fatto perché da quando ti ho incontrato ho capito che non voglio più vivere la giornata. E che voglio creare un futuro con te. E aspetta, eh. Ecco, questo è per te. Tu hai rischiato la tua vita per venire qui e portarmi un anello? Sì.
Tu sei pazzo. Voglio avere una possibilità. Questo te lo riprendi. Va bene, scusa, non voglio metterti fretta. Ma dammi almeno un'opportunità, ti prego. Mettimi alla prova. Ma non c'è niente di male se qualche volta usciamo insieme. Ascolta, Luisa, quando vorrai quest'anello sarà per te. E ti ricorderà di oggi. Anzi, facciamo così. Voglio fare una foto insieme a te. Così quando la faremo vedere ai nostri figli si ricorderanno di questa giornata. Tu sei completamente pazzo, lo sai? Sì. Ecco. Senti, io vado a farmi questa via qui. Tu mi aspetti? Certo. Luisa, che fai? Luisa, attenta! Luisa! Luisa! No! Luisa! Almeno qualcosa. Se ha fede, preghi, noi faremo il possibile. Ciao, Claudio. Ci conosciamo. Cosa vuole, scusi? Sono venuto a dirti che la tua preghiera è stata accolta. Io non ho mai pregato in vita mia. Eh beh, questo è vero. Però dopo che hai conosciuto Luisa, molte cose sono cambiate nella tua vita. Poche ore fa hai pregato il cielo di essere preso al suo posto. Ricordi? Come fa a saperlo? Sei stato ascoltato. Mi rendo conto che all'inizio è difficile da accettare. Ma accettare cosa? Tu stai diventando un angelo e avrai bisogno del mio aiuto. Mi chiamo Uriel e sono il tuo angelo mentore. Va bene, angelo mentore Uriel. Guarda che non sono un matto, Claudio. Se il Signore ti ha ascoltato, un motivo c'è. L'amore per Luisa ti ha cambiato. Pensaci bene. Eri molto diverso prima di incontrarla. Non te lo ricordi? La cosa che voglio è vedere Luisa adesso. Non puoi, Claudio. Non ora. Scusi, posso parlare con i dottori? Di cosa? Di Luisa Del Bianco. La ragazza che è caduta arrampicando. Non mi sembra che ci siano pazienti con questo nome. Controlla i verbali d'accettazione. Era lei che portava la barella, si ricorda? Io ero davanti a lei. Ah, dottoressa. Sandro, vieni. Come sta Luisa? Chi? Luisa, la ragazza che avete appena operato. Appena operato? Sì, si ricorda? Stavo con la barella,
Lei mi ha fermato qui? No, non mi ricordo. Dottore? Sì? Com'è andata l'operazione? Quale operazione? L'operazione della ragazza che è caduta dalla montagna, che si è ferita la testa, si ricorda? Quella che ha avuto... Ragazzi, quella che... Ma avete bloccato qui stanotte, lei mi ha fermato. Lui? Sì, lei mi ha detto se ha fede preghi, si ricorda? Si ricorda? Avete fermato qua. Il signore è sotto shock, chiamate qualcuno. Signore, stia calmo. Si calmi. Lisa! Claudio, Luisa non è mai stata qui. Ma come? Ce l'ho portata io dopo l'incidente. Non c'è stato nessun incidente. Da lassù hanno cambiato il corso delle cose. Luisa è a casa sua e domani sarà nel suo ufficio. Senti, io non so chi sei, ma se questo è uno scherzo, è di pessimo gusto. Devo denunciare la scomparsa di una persona. Si chiama Luisa Del Bianco, lavorava qua. Ha avuto un incidente. La dottoressa Del Bianco? Sì, sì. Eccola. Luisa. Ma dove sono finite le ferite che avevi in faccia? Ci conosciamo? Certo che ci conosciamo. Ma chi è lei? Che cosa vuole? Luisa, per favore, sono Claudio. Tenga le mani a posto, io non la conosco. Ma come non mi conosci? Ho scalato una parete per raggiungerti. Ci siamo anche fatti una foto insieme. Guarda. Non è possibile. Senta, questo è un commissariato di polizia. O lei va via o io l'arresto. Questo salto è un nome che fa arrampicata. Tu stai sicura che non lo conosci, eh? Un pazzo così me lo ricorderei. Beh, che succede? Cioè, sono 3 giorni che il cellulare è staccato. Dai, dimmi la verità. Che cavolo hai combinato stavolta? Anche se te lo raccontassi, non ci crederesti. Che c'è? Ti ho trovato un acquirente per il palazzo. Un acquirente?
un tizio pieno di soldi. Ma di che stai parlando? Io non ho mai pensato di vendere questo palazzo. Lo so, è stata un'idea mia. Cioè, io dovrei vendere un palazzo che appartiene alla mia famiglia da 500 anni. Se davvero lo vuoi ristrutturare, l'unico modo è venderlo. Questo qui ti lascia l'attico e paga i lavori. E con tutti i soldi che ti metti in tasca, è la volta buona che vivi veramente come un principe. E per sempre. Voglio essere franco con lei, signor Cancellotti. Anzi, mi scusi, principe Cancellotti. Mi chiami Claudio. Claudio, le condizioni dell'immobile sono pessime. Ma la cubatura è interessante. La nostra offerta è di 18 milioni di euro, di cui uno la firma del compromesso e il saldo a rogito. Sì, però guardi che l'anticipo è un po' misero, è meno del 10%. Cioè. Ha ragione. Ma data la fatiscenza dello stabile, siamo abbastanza sicuri di incontrare delle sorprese durante la ristrutturazione. Succede sui palazzi d'epoca. Allora, che ne dice? Claudio. Accettiamo l'offerta. Però la mia provvigione del 2% è a vostro carico. Va bene. Le devo chiedere una cosa per i miei inquilini. Dica. Il prezzo dell'affitto deve rimanere bloccato. Era una cosa a cui teneva molto mio padre. Deve tenerci molto anche lei, ai suoi inquilini. Gli sta facendo un bel regalo. No, lo sta facendo a lei il regalo. Un palazzo del 400 nel pieno centro storico di Roma, quella cifra. D'accordo, accetto. Milioni di euro, Claudio! Che ci faccio? Mi cambio la macchina ogni tre mesi come fai tu? No, regali un collier di diamanti alla tua bella poliziotta. E poi non è nuova, eh. L'ho appena fatta lavare. È sempre la stessa. A proposito, come va con la Luisa? Lasciamo perdere. Faccio due passi. Ispida, ispida. Io l'ho detto. Vuoi? Pure qua viene a rompere scatole. No, no, anzi, se vuoi tornare nel cortile sei la benvenuta. Sto bene qua, grazie. Senti, ma quello lì chi è? Ma che ne so, è un po' pazzo che parla con le statue. Però sono bene. È uno nuovo, è da poco che sta con noi. Va bene, molto carino, ora basta, grazie. Proprio te cercavo. Vedo che ti piace travestirti, eh? Mi mimetizzo. È necessario, Claudio. Altrimenti non potrei aiutarti. Io non ho bisogno del tuo aiuto. Voglio solo sapere che cosa è successo a Luisa. Perché non mi riconosce? Perché i suoi ricordi legati a te sono stati cancellati dall'oblio. Oblio? Ma perché? Perché all'uomo non è dato di sapere le cose del cielo. Luisa non avrebbe potuto vivere sapendo che tu avevi rinunciato alla tua essenza umana per salvarla. E
Quindi mi avete cancellato dalla sua memoria. Il Signore ha esaudito una tua preghiera, Claudio. Ma questo non vuol dire esaudire una preghiera. Questa è crudeltà. Io mi ero innamorato. Tu stai diventando un angelo. Comunque dovrai rinunciare all'amore terreno alla fine del tuo tirocinio. Ah, perché adesso c'è anche un tirocinio. La mutazione è graduale, se no sarebbe troppo dolorosa. Ma tu, a cosa servi? Mi vuoi dire chi sei tu? Ma te l'ho già detto, no? Sono Uriel, il tuo angelo mentore. Devo assisterti e insegnarti a captare le preghiere di chi ti chiede aiuto. Non è facile all'inizio, anche se il cielo ci avvisa sempre. Certo. E come ci avvisa il cielo? Con dei piccoli eventi che anticipano quello che sta per accadere in grande. Dei presagi, visibili per chiunque, ma soltanto quando sarai un angelo maturo avrai il potere di capirli al volo e di aiutare chi ha bisogno. Cioè, prima mi portate via Luisa e adesso volete che aiuti chi ha bisogno? Beh, io non lo voglio, è chiaro? Io non sono portato per aiutare chi ha bisogno. Io non sono portato per essere un angelo. Io non... sono pieno di vizi, va bene? Pieno di vizi terreni. E me li voglio godere. Me li voglio godere tutti, è chiaro? Non sarà così semplice. Ah no? Sta a vedere. Bacco, tabacco e Venere ti sono preclusi ormai. Vedremo. Grazie, il solito. Gin tonic. Bravo. Claudio! Beh, era ora che venissi a festeggiare. Ah, a proposito, venerdì non prendere impegni che faccio un brindisi con gli altri condomini da me. Assolutamente. Com'è che non mi hai ancora offerto da bere? Con tutti i soldi che ti ho fatto guadagnare ti ho venuto braccetto. Gianni, un altro per noi. Anzi, vi servo da solo. Riparti domani, allora. Un altro per me. A te. Grazie. Prego. Salute. Ciao. Ti ricordi di me? Ciao. Che ci fai qui? Cercavo te. E ti ho trovato. Cafone. Affogaci nella tua vasca idromassaggio, stronzo. Tieni là. Te ne faccio un altro? Sì, grazie. Scusa, Claudio, lo sapevo che se stava a rompere, non l'avevo ancora sistemato, scusami. Lo faccio riparare, lo faccio riparare. Perdonami, Claudio, veramente, ne faccio un altro, te ne faccio un altro, dai. No, no, grazie. Ti prego. Grazie. Ne faccio un altro, dai, bevi, tranquillo, offre la casa. Ma adesso la miseria. Mi stai divertendo, vero? Thank you.
ci frega un cazzo di sta mazza, hai capito? Noi vogliamo i videogiochi! Non sai che fai? Sali a casa tua e ce li vai a prendere! Va bene? Stai! No! Cazzo vuoi te? Fatta affari tuo! A scuola mi sono lasciato scappare che mi avevi fatto dei regali. Sì, ma non può essere solo questo un motivo. È successo già un'altra volta. Se ne approfittano perché sanno che non ce la faccio a reagire. Ma come può reagire? 3 contro 1. Sono loro che sono dei vigliacchi. No, sono io che mi faccio mettere sotto da tutti. È sempre stato così, da quando ero piccolo. A me sembra che hai reagito. Anche troppo. Tanto poi gli spaccavi la testa con quella mazza. La prossima volta me la spaccano loro la testa. La prossima volta li guardi negli occhi. Dritto negli occhi. Vedrai che non si azzarderanno neanche ad avvicinarsi. E lo sai perché? Che ora sanno che con te non si scherza. Tu sei molto più forte di quello che pensi di essere. La mazza è stretta così tanto che l'hai sbriciolata. Veramente. Non mi avrete. Io non vi ho chiesto niente. Va bene, ok. Ho chiesto di salvare Luisa. Ma questo non vuol dire che vi ho chiesto di essere un angelo. Io non voglio esserlo, non lo sono. Gli angeli sono buoni, fanno del bene. Volano. Io non volo. Non ho le ali. Non voglio esserlo, hai capito? E non mi avrete! Mi sono spiegato?
Proprio te stavo cercando. Ehi! Mi senti? Sto parlando con te, eh? Oh, gli angeli vanno pazzi per la musica, lo sapevi? No, non lo sapevo. E sinceramente non mi interessa. Io voglio sapere solo perché sto scomparendo da questa foto con Luisa. Perché stai diventando puro spirito. Puro spirito? Sì. Quando sarai scomparso del tutto, l'oblio ti cancellerà dalla memoria di tutti quelli che hai conosciuto. Nessuno si ricorderà più di te e la mutazione sarà conclusa. Ho capito, ma non c'è nessun modo per interromperla, questa mutazione. Io voglio soltanto amare, Uriel. Ma amare significa dare, Claudio. Anche il Vangelo lo dice quando parla del centuplo. Il centuplo? Sì, vuol dire che tutto quello che dai ti ritornerà indietro centuplicato. Sì, ma io voglio anche l'amore terreno. Io non voglio essere un angelo e da lassù non possono costringermi a esserlo. Certo che no. Alla fine del tuo tirocinio, se lo vorrai, potrai chiedere di ritornare umano. Ma questa è una bellissima notizia. E quando finisce il mio tirocinio? Dopo che avrai salvato 3 anime. E allora non succederà mai. E perché no? Hai già salvato l'anima di Michele dalla dannazione con il tuo potere. Il mio potere? Ma come pensi che si sia sbriciolata quella mazza da baseball? Il tuo potere d'angelo è stato talmente forte che ha impedito un omicidio. Quindi questo vuol dire che ho salvato un'anima? Sì. E quindi me ne rimangono soltanto altre 2? Giusto. E potrò finalmente ritornare uomo? Esatto, con tutte le sue piacevoli conseguenze. Insomma, mi stai dicendo che... che potrò di nuovo amare Luisa? Assolutamente sì. E allora tu aspettami, Uri, perché io salvo le altre 2 anime e torno prestissimo. Prestissimo! Caro generale, questo ragazzo è davvero innamorato. Non sarà facile per lui. Già, e non sa quanto potrà mettere in pericolo le persone che ama. Luisa! Luisa! Come fa ad averla? Chi è lei? Che cosa sta succedendo? Assolutamente niente. Volevo soltanto scusarmi con lei. Non so cosa mi ha preso l'altro giorno. Lei voleva rimorchiarmi. Nella maniera più goffa che io abbia mai visto. Almeno questa è un po' più originale. Mi dice dove l'ha trovata la sciarpa? Come fa a sapere il mio nome? Beh, se posso invitarla a cena, magari le spiego tutto. Quasi. Perché insiste nel corteggiarmi? Perché penso che abbiamo tante cose in comune. E cosa le fa pensare che io non sia già impegnata? Beh, perché le donne impegnate hanno una luce diversa negli occhi. Ah, sì? E che luce ho io? Una luce bellissima. Particolare. Sicuro, Claudio, neanche una grappina? Ah, no, ti ho detto di no, grazie. No, è che stasera non hai bevuto neanche un goccio di vino, ecco. Ma perché ti risulta che io bevo alcolici? No, 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 no. Ah, a proposito, porta via anche il posacenere che non ci serve. Tieni. Il posacenere? Sì. Non vi serve? No. Eh già, non vi serve. Come fai a sapere che non fumo? Ho tirato a indovinare. Ah. E cosa fai nella vita oltre a fare l'indovino? Lo dovresti sapere. Avrai preso informazioni su di me, no? Beh, sì, sono un poliziotto, è d'obbligo. Tu hai degli appartamenti in affitto, vero? Li avevo. Ah. Li ho venduti per migliorare la qualità di vita dei miei inquilini. Non è stato un grande affare. L'ho fatto per solidarietà.
te ne saranno grati. Altro che. Adesso stanno brindando per festeggiare. Anzi, se ti va, possiamo pure fare un salto. È a 100 metri da qua. Vabbè, si sta facendo tardi. Facciamo prima ad andarci che a pensarci, eh? Va bene. La sciarpa. Ah sì, me la dimentico sempre. Lo so. Come fai a saperlo? No, così. Come così? Ho tirato a indovinare. Anche su questa? Solo fortuna. Non lo facciamo per beneficenza. La mia società acquista bene immobili ora perché i prezzi sono più bassi, quindi non abbiamo interesse a rivendere, almeno nell'immediato. Questo vuol dire che potete dormire sonni tranquilli, perché nessuno porterà via la vostra casa. E allora brindiamo a questi sonni tranquilli, no? Fammi dire un attimo, Roberto. Adesso? Sì. Che c'è? Sei sicuro che possiamo fidarci di quello lì? Quello lì ha appena sborsato 1 milione di euro sull'unghia senza fiatare, quindi ci fidiamo e basta. Sì, mi sembra tutto troppo veloce. Posso dirlo questo? Comandante! Buonasera. Lei deve essere l'ispettore di polizia. Bambine, andate in camera vostra. Lascio in camera. Non ne posso più. Le posso presentare qualche amico? Prego. E insomma, il vostro contratto di affitto è... Questo è il dottor Walter Semiaza. Walter. Walter ci sta salvando tutti da una situazione molto delicata. Non esageriamo, Roberto. No, no, è vero. Ma è un peccato che sia arrivata solo ora. Con lei qui sarei stato molto più convincente. Okay. Ispida, eh? Anche col Walter. Senti, Roberto, io non ne posso più, capito? Dai, amore, su. Cioè, appena Walter mi paga, ti porto a fare un giretto alle Maldive, va bene? Un giretto alle Maldive? Pensi di poter recuperare tutto col giretto alle Maldive? Beh. Bambini, dove sono? Almeno. È possibile che deve essere sempre io a pensare a tutto. Sì, ho capito, ma perché... Giada! Ambra! Shhh. Trovate? Spostatevi. Dal vetro, toglietevi dal vetro. Mettetevi qua. Subito in camera vostra. Immediatamente. Senza fiatare. E tu dammi una mano. Sì, va bene, ma senza alzare la voce, va bene? Scusateci. Che ne dici se ti offro una cioccolata calda a casa mia? Adesso? Sto al piano di sopra. Accomodati. Fai come se fossi a casa tua, eh? Vuoi qualcosa da bere? No, grazie. La cioccolata non c'era. Ma penso che questi siano meglio. Ma che mi hai spiato? Questo è il mio dessert preferito. Beh, anche tu hai preso informazioni su di me, no? Sì, ma è il mio lavoro. Io vorrei sapere come tu hai preso delle informazioni su di me. Beh... Hai pianificato tutto. La sciarpa, il dessert, le candele. E quel piano? Scommetto che il piano lo suoni a tutte le donne che vengono. No. No, non faccio la suonatina prima di saltargli addosso. L'ho ereditato da mia madre, ma non so suonare. Peccato. Anzi, no, ma cosa la so suonare? Ma solo con un dito, però. È una ninna nanna.
Meno male che non sapevi suonare. Infatti era così. Questo pezzo me lo suonava mio padre. Come facevi a conoscerlo? Tutta colpa della mutazione. La mutazione? È una storia lunga. Senti, Claudio, io non so come tu faccia sapere tutte queste cose di me, ma io voglio una spiegazione. Diciamo che è come se ci fossimo già conosciuti. Dimmi che devo... cosa posso fare? Dimmi, dimmi. Che devo fare? Il ghiaccio in cucina, per favore. Oh, che dolore! Arrivo. Ai. Eccomi, arrivo. Che dolore! Dammi la mano, qual è questa? Ah, sì. Meglio? Piano. Va bene? Sì. Eh sì, grazie. Va bene? È che mi ha preso proprio qui, sulle dita. Adesso con il ghiaccio ti passa, vedrai. Tienicelo sopra, eh? Ai. Oddio, il fuoco! Spegni! Vai! Scusami, è stata compagnia. Dio, ma che cos'altro deve succedere? Scusami, l'ho spostato, non so come è successo. Anche se il cielo ci avvisa sempre, con dei piccoli eventi che anticipano quello che sta per accadere in grande. Io devo andare. Dove? Dove ancora non lo so, ma ci potrebbe essere qualcuno che ha bisogno d'aiuto. Del mio aiuto. Ma ora è mezzanotte. Sì, credimi, è anche nel nostro interesse. Devo andare, potrebbe essere la mia seconda anima, capisci? La tua seconda anima? Sì. Ma come la tua seconda anima? Ti spiegherò tutto. Tu vuoi se poi rimani. Parla, dimmi dov'è! Dimmi solo dov'è! Sei finita a dormire per strada? E te ti interessa? Così, per sapere quello che ti è successo. Ero ragazza madre. Ho perso il lavoro e gli assistenti sociali mi hanno portato via mia figlia. Ma che ne sai che vivi dentro la stareggia? Cioè, mai avuto del lavoro. E dov'è ora tua figlia? E che ne so. La legge mi proibisce di sapere dove sta e con chi sta. L'hanno dato in affidamento. Ma io potrei aiutarti a ritrovarla. Perché lo faresti? Perché forse ci guadagno qualcosa anch'io. Sapessi per quanti anni l'ho cercata io. Ma vedrai che la troviamo. Ma mica ti vuoi far vedere così da lei? Io questo so. Non ti preoccupare, ci penso io. Già ce l'ha detta sta stronzata. Ma non è una stronzata. Sto per incassare, ve lo garantisco. Magari rispondi pure. Oh! 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 Ma
fastidio da su avermi. No, basta, 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 basta. Forza l'ha capito! C'è da due giorni, c'è tempo! Lo vedi sto terrazzo? Te c'è butto! Ma che fate? Tutto bene, Roberto? Tutto bene, tutto bene. Però, beh. Roberto, da quanto tempo se ne guai? Un anno. Ed è per questo motivo che sei per i corti con Cosima, vero? Ma no. Lei sa solo che sono un po' in difficoltà. Però non sa fino a che punto. Di che somme stiamo parlando? La crisi mi ha ammazzato, Claudio. Sono fuori di 200.000 euro. 200.000 euro? E vai ancora in giro con quella macchina? Non è facile cambiare tenore di vita. Soprattutto quando hai una famiglia. Però tu mi puoi aiutare. Hai appena incassato 1 milione di euro di Capar. Esci il prima possibile da questa storia. Pensa alle tue figlie. E di la verità a Cosima. Ma sei matto? Quella mi lascia in 10 secondi. Lei ti ama. Dalle un motivo per tornare a stimarti. Dille la verità. Grazie, Claudio. Oh, questo è un vortice di pane e cioccolato. Sor Principe, io ho aperto io. Solo che non pensavo di trovarmi lei davanti. Beh sì, sono tornata perché mi ero dimenticata la sciarpa l'altra notte. Gisella mi ha raccontato quello che è successo. Abbiamo parlato anche un po' della sua vita. Ma che so, per me è quelli? Sì. Davvero? Sì, per te. Vabbè, io forse è meglio che torno giù in portineria. Scusate, permesso. Arrivederci. Arrivederci. Vado anch'io. Ciao Gisella. Ciao. Ti accompagno. Alla fine il bianco e il nero poi non sono così diversi, no? Come il cioccolato e la panna. Voglio chiederti una cosa per Gisella. Dimmi. Puoi aiutarla a ritrovare la figlia? Dovrebbe essere maggiorenna ormai. Posso provare a fare una ricerca al terminale? Potrebbe essere un anagrafico. Te ne sarà molto grata. Claudio, tu sapevi l'altra notte che Gisella aveva bisogno d'aiuto? Come facevi? Beh, non mi crederesti. Prima o poi dovrai spiegarmi tutto. Sennò come faccio a fidarmi di te? Spero di spiegartelo molto presto. Presto, ragioniere. Andiamo, andiamo. Grazie del passaggio. Michele, sei pronto soccorso. L'hanno picchiato. Devo andare. Scusa. Io li faccio sbattere in galera quei delinquenti. In galera!
mi devo far rispettare da solo, ma... Ciao Michele, come stai? Ma Clara, io ci ho provato a guardarli dritti negli occhi, ma mi hanno gonfiato lo stesso. Ma che è sta storia? Mamma... Ma che mi stai a dire? Che questo ti è sticato a far cazzotti con quei teppisti? No, al contrario, signora, io ho soltanto cercato di... Ma ho capito perché eri così strano. Che t'ha messo in testa questo, si può sapere? Mamma, lui non c'entra niente, anzi, la volta prima ha pure salvato. Ah, perché c'è stata pure una volta prima? Signora... Ce ne sono state tante, ma, e tu lo sai. Io le proibisco di avvicinarsi di nuovo a mio figlio, capito? Non se deve azzardare! Mamma, piano! Muto, devi stare muto! E lei se ne va, all'istante, se ne deve andare. Il bambino è stato massacrato di botte. Mi sembra giusto? Va bene, ho capito. Non devo vedere Luisa fino a quando non finisce tutta questa storia. Ho capito. Buongiorno, Luisa. Buongiorno. Che sorpresa. È lei la sorpresa. Io ci lavoro qui. Ah, sì? Ehi, buona, 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 non ti va. Come sta? Bene, facevo due passi col cane. Come vede anche il fato, ha piacere nel farci incontrare. Ha ragione. Sa che anch'io l'ufficio qui dietro. Davvero? Sì. Non ci siamo mai visti, però. Beh, ora ogni tanto ci vedremo. Perché no? Ci conto allora. A presto. Ciao. E questo adesso chi è? È un imprenditore, si chiama Walter. Col Ferrari. E da dove spunta? L'ho conosciuto ad una cena con Claudio. Ah già, Claudio, il pazzo. E lui che fine ha fatto adesso? Vorrei saperlo anch'io. Quando sarai scomparso del tutto, la mutazione sarà conclusa e l'oblio ti cancellerà dalla memoria di tutti quelli che hai conosciuto. L'amore per Luisa ti ha cambiato. Amare significa dare, Claudio. Anche il Vangelo lo dice quando parla del centuplo. Tutto quello che dai ti ritornerà indietro centuplicato. Gli angeli vanno pazzi per la musica, lo sapevi? Che non ti fai vivo. Ho avuto un po' da fare. Senti, Claudio, se hai qualche problema, qualsiasi problema, io sono contenta di aiutarti, di ascoltarti. Pensavo che tu fossi interessato a me. È così? Luisa, io devo parlarti. Lo credo anch'io. Io sto subendo una mutazione. Me l'avevi già detto, e cosa stai diventando? Un angelo. E mi è precluso l'amore terreno. Ti è precluso? Ma vedi che succede quando proviamo a stare insieme, no? Da lassù fanno di tutto per non farla accadere.
Ma devi stare tranquilla, perché ho già salvato due anime. Salvo la terza e ritorno uomo. Ma che cavolo mi stai raccontando? Te l'ho detto, non mi avresti creduto. Io sono stato scelto per far parte delle milizie celesti. Delle milizie celesti? Sì. È successo quando ci siamo arrampicati. Tu sei caduta, eri morta. Cioè, quasi morta. E io in quel momento ho chiesto al cielo di prendere me al posto tuo. E sono stato ascoltato. Solo che io non posso frequentarti adesso, fino a quando non salvo la terza anima. Perché sennò lo vedi quello che succede. Io lo faccio per te. Lo faccio per proteggerti. Non sono mai stata così offesa nella mia vita. Luisa, aspetta un attimo. Tu vuoi solo giocare con me, come tutti i bambini viziati. Non è vero. Non è la prima volta che mi faccio fregare da uno stronzo. Ma ti assicuro che questa è l'ultima! Luisa! 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 Aspetta! Luisa! Tutto bene, Luisa? Scusi, mi ha spaventato. Abbiamo appena finito e andavo a prendere un aperitivo. Vuole tenermi compagnia, Luisa? Come mai così elegante? Anselmo mi ha invitato a mangiare la pizza, mi sta aspettando qua sotto. Buona serata. Ma dimmi un po', ma Luisa ti ha fatto sapere niente di Micia? No, è tanto che non la sento, Luisa. Ma vedrai che appena saprà qualcosa si fa sentire direttamente lei. Senti, Clara, io ti devo dire una cosa su Micia. Cos'è sta puzza? Mi fate passare, per favore! Dietro! Resisti! Ma come sta? Forse ce la farà. Chiuso l'ospedale, sono vicino. Non sta combinando. Sta bruciata. Ma quando mi dispiace. Come sta Giselle? Non è in pericolo di vita. Il focolaio si è sviluppato soltanto all'attico. No. Non c'è più pericolo. E allora possiamo andare? Sì. Certo. Sei stato in servizio fino a quest'ora? No, era a cena con Walter. Ti dispiace? No. Mi dispiace solo per come ci siamo lasciati. Ho sbagliato io ad avere delle aspettative con te.
Luisa? Andiamo. Pregato tutta la notte. Le preghiere vengono sempre esaudite e hanno una potenza che neanche ti immagini. E che ha già sofferto tanto, capito? Ma dove sei stato? Ti abbiamo cercato. Che fine hai fatto? Dov'è Cosima? Se n'è andata. Con le bambine. Ma perché? Ho seguito il tuo consiglio. Le ho detto la verità e lei se n'è andata. Vedrai che tornerà. Signor Cancellotti, ci è arrivata un'intimazione di sfratto a tutti gli inquilini da parte di Walter Segnazza. Come sarebbe? L'aveva promesso davanti a tutti. Nel contratto c'è una clausola che permette lo sfratto per cause di forza maggiore o emergenza o calamità naturale. E tra queste c'è anche l'incendio. Ha approfittato subito? L'aveva detto che non faceva beneficenza. E mo ci sbatte fuori di casa a tutti. Luisa! Cosa vuoi? Non mi occupo io delle indagini. Delle indagini? C'è la possibilità che l'incendio sia stato doloso. Come doloso? E chi l'avrebbe appiccato? Non lo so, ma visti i miei rapporti personali, il magistrato ha dato l'indagine a Cesare. Ah, e allora di Cesare di indagare su Walter, visto che è sparito e non si fa trovare al telefono. Walter è fuori Roma per lavoro. Perché lo cerchi? Per questa. Ha sfrattato tutti gli inquilini del palazzo. Avrà sicuramente le sue buone ragioni. Ma perché lo difendi sempre? Perché è generoso. Perché mi riempie d'attenzioni. E perché si prende le sue responsabilità. Come fai a saperlo? Mi ha chiesto di sposarlo. Ma se vi conoscete appena? Non ho detto che ho accettato. Però mi piace perché un uomo che si espone e che non fugge. E non dice tutte quelle cazzate sulle milizie angeliche. Luisa, aspetta. Tu l'altra volta hai detto che non ti saresti fatta più fregare da uno stronzo, giusto? È vero. Beh, uno che fa questo è il peggiore di tutti. Scusa, ho da fare. Ciao. Tutto bene? Tesoro, cos'hai? È venuto Claudio a cercarti al commissariato. Claudio? E che cosa voleva Claudio? Mi ha fatto vedere la lettera con cui hai sfrattato tutti gli inquilini. Aspetta, ho dovuto farlo, quel palazzo è pericolante. Ti eri impegnato a non farlo, Walter. C'è stato un incendio, Luisa, quelle persone rischiano la vita se restano lì dentro. Ed io la galera, perché a quanto tu mi dici è stato un incendio un po' strano. Hai ragione. Perché non capisco chi poteva avere interesse ad appiccare un incendio. Non lo so. Magari qualcuno che avendo intascato 1 milione di euro di caparra voleva spaventarmi per indurmi a rinunciare all'acquisto del palazzo. Ci posso credere. Perché no? In fondo che cosa ne sai tu di Claudio? Non è possibile, non lui. Potrebbe aver pagato qualcun altro per farlo. Stai facendo delle accuse molto gravi, Walter. Per carità, io non sto accusando proprio nessuno. Poi senza prove. Anche se forse le prove ci sono. Basta soltanto trovarle. Poi c'è il tuo ispettore capo che sta indagando, no? Vedrai che la verità verrà a galla. Ciao.
Scusami, ma su questa faccenda voglio vederci chiaro. E voglio farlo subito. Il versamento corrisponde. 200.000 euro a mezzo assegno in favore di Roberto Parianti. Che bastardo. Luisa, io non voglio difendere quel pazzo, ma questo versamento non significa nulla. Potrebbe essere qualsiasi cosa, anche una parcella professionale del dottor Parianti. Ah, sì? Deve avergli fatto un bel lavoretto il dottor Parianti per una parcella così alta. Non ti pare? Sì. Non devi scusarti, sei un poliziotto. È giusto che tu voglia vedere in fondo le questioni. Mi dispiace solo aver dubitato delle tue intenzioni. È normale, ci conosciamo così poco tempo. È vero. Io non voglio perderti, Luisa. C'è motivo perché accada, no? No, è che io sono sempre indaffaratissimo con il mio lavoro. Anche tu con il tuo sei sempre così impegnata. Potremmo condividere di più le nostre vite se... Io voglio pensarci ancora un po', Walter. Sulla tua proposta, volevo dire. Nel frattempo nessuno ci vieta di frequentarci. No, certo. È che a me non basta più frequentarti. Luisa, io voglio costruire una famiglia con te. Meravigliosa, Walter. Sposami, Luisa. Walter, io non ti conosco abbastanza per sposarti. E cosa c'è di meglio di un matrimonio? Per conoscersi. L'ho trovata, eh? Sappiamo dove abita e cosa fa. Sei contenta? Ehi, stai bene? Ma è stata meglio. Senti, te ne occupi tu di questa faccenda. Non voglio avere più a che fare con Claudio. Va bene. Senti, la domenica andiamo ad arrampicare? Non posso, Cesare. Ho promesso a Walter che avrei passato questo fine settimana con lui. Una volta non sarebbe bastato un rubino a fermarti. Ma non c'entra niente il rubino, Cesare. È che Walter è l'uomo giusto per me. Mi piacerebbe sentirti dire che non puoi vivere senza di lui, non che è l'uomo giusto per te. Perché te la prendi così? Perché quell'uomo non piace. Ha qualcosa di strano. Mi dici sempre la stessa cosa ogni volta che mi interessa qualcuno. Da anni. È vero. Ma questa volta è diverso. Ti stai per sposare con un uomo che conosci da meno di un mese. Cesare, io so quello che provi per me. Anche se tu non me l'hai mai detto. Io ti voglio un bene dell'anima e ci siamo divertiti tantissimo. Il problema è che non mi hai mai fatto battere il cuore. E lui? Lui te lo fa battere il cuore. Io sento che sposarlo è la cosa più sensata da fare per me. Io non ti riconosco più, Luisa. Qua dentro c'è la foto della figlia della tua amica. È un'informazione riservata e confidenziale che io non t'ho mai dato. Chiaro? Grazie. Luisa?
Luisa non vuole più vederti. È convinta che sia coinvolto nell'incendio del tuo palazzo. Cosa? Sa del bonifico di 200.000 euro che hai fatto a Roberto Parianti. Ma quello è un prestito che ho fatto a un amico. Posso spiegarle tutto. Non credo che ti ascolterà. Gliel'ha messo in testa il suo futuro marito, quello con la Ferrari. E lei ci ha creduto? È totalmente succube. È cambiata, il suo sguardo è cambiato. Hai ragione. Senti, tu non mi sei mai stato particolarmente simpatico, ma quello con la Ferrari mi piace ancora meno. Quindi se tu tieni veramente a Luisa, fai qualcosa, perché sei l'unico che può fare qualcosa in questo momento. Michele è stato picchiato a sangue. Roberto si è lasciato con la moglie. Giselle è in ospedale. Gli inquilini del palazzo saranno sfrattati da qui a poco. E lui si è completamente plagiata da Walter. E tutto questo per la mia missione. Un grande progetto scatena sempre grandi ostacoli. A volte più subdoli di quanto pensiamo. Che vuoi dire? Tu non sei l'unico sulla terra che il Signore ha voluto con sé. Ce ne sono degli altri. Certo. Ogni giorno il cielo sceglie dei nuovi possibili angeli. Siete tanti. Ma anche gli adepti del male sono tanti. E usano ogni mezzo per conquistare le anime dei terreni. Persuasione, danaro, regali che sembrano innocui, ma che possono tenebrare le coscienze. Gli adepti del male. Ma chi sono? Sono demoni. Demoni sulla terra e hanno un grande potere materiale. Un angelo novizio come te è una preda molto ghiotta per loro. Stai attento. E che altro non mi possono fare? Spingerti a rinunciare alla tua missione. Ma guarda, su quello non c'è nessun problema, perché io non voglio fare l'angelo. Anzi, diglielo a quelli lassù. Io voglio tornare uomo, Uriel. Conosci le regole. Devi salvare tre anime. Io non ce la faccio. Non ho avuto più segni, presagi, preghiere. Dopo Gisella, più niente. Tu hai salvato la vita di Gisella, non la sua anima. Vuol dire che sono rimasto fermo a un'anima sola? Il cielo ti ha portato da Gisella, ma non è detto che sia lei l'anima da salvare. Desidera? Manuela? Ci conosciamo? No, ma io conosco tua madre. La tua vera madre. Mi lasci stare. Volevo solo dirti che ti sta cercando da molto tempo. Che vuole solo rivederti. Poteva pensarci prima di abbandonarmi e scomparire. Abbandonarti? Non gliel'ho detto che è stata lei a chiedere di darmi un affidamento? Questo è quello che ti hanno raccontato. È la verità. Avevo 9 anni, me lo ricordo bene. Manuel, ma che devi fa? Vado. Tua madre aveva perso tutto. E non poteva darti il necessario. Ci vuole coraggio ad abbandonare una figlia. E se l'ha fatto, l'ha fatto per te. Poteva chiedermelo. Avrei preferito fare la fame che di rimanere con lei. E va bene, ha sbagliato. Adesso è pentita. E tu non hai più 9 anni. Sei abbastanza grande per capire. E per perdonare. Bambina.
Grazie, Claudio. Mi avevi detto che non sarebbe venuto. Ma che ne so questo? Luisa, come puoi pensare che sono stato io? Ma mi conosci? Lo sai come sono fatto? Come puoi pensare che possa aver appiccato l'incendio? E invece lo credo. E spero che il magistrato trovi presto le prove per formalizzare le accuse verso di te e il tuo complice Roberto Parianti. Roberto, scendi. No, non scendo. Ho detto scendi, Roberto. Non mi va. Vuoi scendere da lì? Dai, forza. No. Guarda che se cadi da lì ti fai male. Allora, Roberto, scendi. No. Roberto, guarda che se cadi da lì muori. Non è vero. Dai che dobbiamo tornare a casa. Roberto, guarda che se cadi da lì muori. Dai, su. Roberto, guarda che se Roberto. Cadi da lì muori. Roberto, guarda che se Roberto. Cadi da lì muori. Roberto, guarda che se Roberto. Cadi da lì muori. Ma dimmi tu che t'è preso. Le mie figlie. E non potrò vederle mai più. Perché? Cosimo mi ha minacciato. Dicendomi che se mi avvicino alle bambine... mi denuncerà la polizia. Per cosa può denunciarti, Cosimo? Roberto, per cosa può denunciarti? Ho dovuto farlo. Sei stato tu che hai appiccato l'incendio del palazzo? Rispondi. Rispondi, sei stato tu che hai appiccato l'incendio del palazzo! Me l'aveva ordinato Walter. Voleva una scusa per liberarsi degli inquilini ed era disposto a pagarmi. Tanto. Ma ti avevo appena dato 200.000 euro! Me ne servivano di più. Molti di più. In contanti. Questo è stato sufficiente per rischiare una strage. Non so cosa mi era successo. Cioè, adesso mi sembra assurdo. Ma dopo che mi aveva parlato Walter, mi era sembrato... non so... mi era sembrato il modo più sensato per risolvere tutti i miei problemi. Questo fiume purifica tutto. D'altronde... è sotto gli occhi del nostro generale da quasi 1500 anni. Sì, ho capito, ma l'anima di lui è in pericolo. Anche l'anima di questi miei compagni è in pericolo. Gli adepti del male vogliono chiunque, non fanno distinzioni. Walter è uno di loro, vero? Gli adepti del male. È uno dei più potenti. Adesso mi spiega tante cose. Che ti importa di lui? Roberto si è pentito, la sua anima è salva. Manuela è stata purificata dal perdono. Ora... puoi tornare umano, se vuoi.
Certo, certo che lo voglio. È l'unico modo per convincere Luisa a non sposarlo, giusto? Se torno umano potrò amarla. Non sarà facile. Che vuol dire non sarà facile? Dimmi la verità. Potrò amarla o no? Certo che potrai, però se torni uomo ci sarà l'oblio per te. L'oblio? Per me? Perché l'oblio? Ormai dovresti saperlo. A nessun umano è concesso di conoscere le leggi del cielo. La tua memoria sarà cancellata. Non ricorderai più nulla di Luisa. Tornerai ad essere lo stesso Claudio che eri prima di incontrarla. Quindi non vorrò neanche impedire il suo matrimonio con Walter. C'è questa possibilità. Ma se invece scegli di restare Angelo, potrai salvarla. Salvarla. Per poi perderla per sempre. Perché come Angelo non potrò amarla. E se ritorno uomo, mi scorderò di lei. Questo mi stai dicendo? È molto doloroso, lo so. Ma devi fare una scelta. Solo devo chiamare la polizia. Ci sono appena stato alla polizia. Lasciatela. In questa confessione Roberto Parianti ha confermato che sei stato tu il mandante all'incendio del palazzo. In cambio di soldi, molti soldi. È vero, Luisa. Ho raccolto io la confessione. È solo il tentativo di un delinquente di scaricare le sue colpe. Si sono messi d'accordo. Li denuncerò per diffamazione. Adesso se vogliamo procedere. Non è vero, Luisa. Non è vero. Luisa, credimi. Vuole rubarti l'anima, Luisa! Procediamo, grazie. Luisa, ti prego! Lasciatelo! Lasciatelo immediatamente! Luisa! Buono. Lasciatemi! Fermate un po' questi due. Fermi, lasciate. Luisa! Regali che sembrano innocui, ma che possono tenebrare le coscienze. Tu hai rischiato la tua vita per venire qui e portarmi un anello. Prendi me! Thank you.
mi stai portando? Dai, vieni. Vedi il fiume? Purifica tutto. Ma che c'entra? C'entra perché c'è il generale. Ma quale generale? Quello lassù, sta lì da 1500 anni. Dai, vieni. Poi me lo racconti del generale, ma me lo vuoi dare un bacio? Ti do tutti i baci che vuoi. Però promettimi che ti ricorderai per sempre quello che sto per dirti. Luisa, qualunque cosa accada, io ti ho sempre amata. Sin dal primo istante. E che cos'altro può capitarci? Potrei non ricordarmi più di te. Allora, mio principe, ti ricordi di me? Sì. Sì, mi ricordo. Mi ricordo tutto. Senti, aspettami qui. Un secondo, non ti muovere, eh? Non ti muovere da qui. Arrivo subito. Che bello, Uriel. Sono tornato uomo e mi ricordo tutto. Perché non sei tornato uomo. Al contrario. Sei un angelo più potente che mai. Ma come posso essere un angelo se l'ho baciata? Io l'ho baciata. Il centuplo, Claudio. Il centuplo? Sì. Tu hai scelto di salvare Luisa sapendo che l'avresti persa. Ed è per questo motivo che il cielo ti ha ricompensato. Ti ha restituito centuplicato quello che avevi dato. Ti ha concesso l'amore terreno per Luisa. Mi stai dicendo che potrò amarla anche se sono rimasto angelo? Per il momento, a quanto pare, ti ha concesso. Però, se vuoi che ti dica la verità, io non so quanto potrà durare la tua storia d'amore, Claudio. Ma in fondo, chi di noi lo sa? Sei il miglior angelo mentore che potessi incontrare. E tu il mio migliore allievo. Grazie, Uri. Ma chi è quell'uomo? Un vecchio pazzo che parla con le statue. Però sa suonare molto bene. Era da un po' che volevo dartelo. Ti ricordi? Sì, mi ricordo sempre di più. Però ci sono tante cose che mi devi raccontare. Hai sentito? Cosa? Sembrava un battito d'ali. Era il mio angelo mentore che tornava in cielo. Che stupido.